Ciao a tutte, oggi volevo mostrarvi degli acquisti che ho fatto da gennaio fino ad ora. E allora, inizio con questi due gloss di Revlon che fanno parte della collezione estiva. I colori sono questo fucsia, questo rosa, insomma, il pink 180 e l'altro il Lilac Pastel numero 200 e sono completamente senza sbrilli. Li ho pagati sui 12, 11-12 euro. Il rosa e il lilla. Ho comprato un po' di smalti. Il Chicco numero 296, che è questo verde particolare. Poi ho preso quello di Deborah, i Sense Tech 100% matte. Ho preso il blu che ho provato e sulle mani mi è diventato lucido dopo un paio di giorni, e mentre sui piedi no, per una settimana è rimasto quasi del tutto matte, quindi non so se sia a causa di magari creme viso o cose del genere. E poi ho preso questi due smaltini. Questo è un viola completamente glitteroso di Yes Love, sono entrambi di Yes Love, sono delle marche che trovate nei negozietti cinesi. E questo invece è uno smalto trasparente con delle paillette blu, molto carino per la Francia. E li ho pagati 1 euro e 2 euro, una cosa del genere. Oggi sono andata in un negozio dove vendono articoli per estetiste e ho preso queste ricariche. Ho la macchinetta dove basta mettere dentro la ricarica e le scalda. Ne ho prese due di queste e tre di queste e mi trovo molto bene con questo metodo e costano poco, tipo mi sembra 2,60 euro a ricarica e con una ricarica andate avanti un bel po' di tempo. E poi ho preso anche questa maschera gigante, si chiama Crema Evolution, ha le proteine della seta ed è una maschera rigenerante. Sono 1000 millilitri e l'ho pagata 4,50 euro. Ah, è chiusa. Vedremo come sarà. Poi oggi è arrivato un ordine che ho fatto da Cocktail Cosmetics, quindi dall'Inghilterra. È arrivato, l'ho fatto venerdì, oggi siamo a sabato, è arrivato in 8 giorni. No, sì, 8 giorni. E ho preso un po' di cosine, non tanta roba. Allora, ho preso questo primer della Gauche. Ho un post che parla proprio di questo ordine, così se volete sapere bene perché ho scelto questi prodotti. È un primer della Gauche. E visto che il mio Smashbook stava finendo, ho pensato di approfittarne, visto che costa 14,73 euro per 30 ml, credo sia la stessa quantità dello Smashbox. Poi ho preso questo Smashbox Heartbreaker Fusion Soft Lights ed è una edizione limitata che è venuta fuori durante San Valentino. E non in Italia non si trova. E ha questi colori stupendi, hanno illuminante, vediamo com'è. È rosino, non riuscirete mai a vederlo. È un rosa molto carino, è lì. Mi piace molto questo prodotto perché ho preso quella nella linea permanente, diciamo, che è questa, che è molto molto buona. Vediamo se le quantità sono le stesse. 8,5 grammi questa e 8,5 grammi questa, sono esattamente le stesse quantità. E questa l'ho pagata 11,32 euro quando questa invece in profumeria l'avevo pagata sui 22 euro.
Ho preso la mia prima Mineralize Skin Finish di MAC. Ed è la Soft and Gentle, che ho sentito dire sia molto simile al mio illuminante di Prestige. Molto carino. E qui, vedete? 28 e 38 euro. Se qualcuno mi sa dire quanto costa normalmente, quanto costa il mio Mineralize Skin Finish, mi fa un piacere. Vediamo se assomiglia a quella di Prestige, che è questa, che è un po' distrutta, povera. Decisamente no, quella di Prestige è molto più gialla. Vedete? Quella di Prestige è sotto la Mineralize Skin Finish. Ho preso un ombretto di Milani, di cui ho sentito parlare molto bene. Sembrano molto molto piccoli, in realtà hanno le stesse misure dei MAC, quindi potete deportarli e metterli nella palette. Questo è il numero 15 nel colore Shock. Vediamo com'è questo colore. Oh, che carino. A vederlo così mi ricordava un po' lo Stars & Rockets. Che carino. 4,49 euro. E poi, di questi sono, vi faccio vedere cosa si è preso mia sorella. Tre ombretti di Milani, sotto ovviamente mia consulenza. L'Illusion. Che a guardarlo mi sembrava assomigliasse un pochettino a Naked Lunch, solo che è un po' più rosa, molto carino. Poi il Java Bean, che è questo marrone qui. Sono super scrivanti. Java Bean lo mettiamo qui. Oh, che bello. E il Sheer Sand numero 22, questo ha una texture più granulosa e glitterosa rispetto agli altri, vedete? Anche sulle dita questo qui è un po' più granuloso. Molto carino anche questo. Questo qui. E questi tre hanno questa carinissima scatoletta di Milano. Ha il divisorio qui dentro. Ha questo cartoncino. Uno sta qui, poi tirate su, un altro qui dietro, poi tirate su, un altro davanti. Carino. E poi si è presa un gloss dell'NYX, che è questo qui, che è Round Lip Gloss in Pinky Natural, al costo di 2,84 euro, ancora meno di Cambrai. Ed è questo qui, senza sbrilli. Vediamo come lo faccio vedere, è così. Molto carino. Solo che hanno quel profumo, odore, fragranza, come quelli della Rimmel, sono di arancia, quelli vecchi della Rimmel.
Quindi per fortuna se l'hai preso mia sorella, così io so che non le prenderò mai perché odio questa fragranza nei gloss. E come spese di spedizione? Vediamo se c'è scritto. Non c'è scritto. Vi metterò qualche annotazione per le spese di spedizione. Niente, questi sono stati i miei acquisti, andate a controllare sul blog per eventuali swatches e recensioni quando verranno. E vi saluto e a presto. Ciao ciao!